di due gol in casa, San Siro contro il Catania. Poi a un certo punto, anche complice un'incertezza grave di Carreso, del portiere del Catania, l'Inter è entrato in partita con un gol di Forlan e poi ha pareggiato grazie a Diego Milito. Quindi Ranieri salvo, forse. Ci sono anche le dichiarazioni di Ranieri, vero Sì, Jessica? Le leggiamole esatto. subito. Sì, allora, Ranieri dichiara: è stata una risposta importante. Finalmente siamo tornati al gol e ora dobbiamo continuare a lottare. Ma questa è una squadra che non si arrende. Poi continua: siamo uniti e da questa situazione dobbiamo uscire tutti insieme da soli. Purtroppo resta sempre quel problema, cioè che al primo spavento ci viene meno la determinazione. Stasera abbiamo cominciato bene, ma al primo contropiede siamo andati sotto e sono venute fuori le paure e le difficoltà. Negli spogliatoi ci siamo guardati. Il Non so momento era fare davvero dichiarazioni del delicato, ma genere. questi campioni hanno saputo reagire. Ecco, allora, Ranieri ha parlato anche di il gol che finalmente è arrivato, però dopo un record negativo di 541 minuti, compresa la partita Quindi era di dal Champions, che era dagli 1970, anni sì. 70. Beh, voglio dire, Buscemi, saranno le solite parole, però record negativi dopo questo grande Mettiamo giù, triplete no, se ne erano la cosa che mi parecchie. stupisce è che dice che siamo partiti molto bene. Minuto e mezzo, primo minuto e mezzo. No, 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 Un minuto. l'Inter ha fatto un buon quarto d'ora iniziale, è vero. Secondo me Con si due o tre riferisce allo conclusioni scatto Forlan, dal no, non abbiamo giocato sottopasso fino al male. Dal sottopassaggio al campo, dice. Allora, No, secondo dice me è l'unico del primo Se volete tempo. fare gli spiritosi, il primo quarto d'ora. Giancarlo, Ma gli l'unico del spiritosi primo di tempo che cosa, si è dato Giancarlo? da fare. Ma gli spiritosi di che? Ma Che è stato hai detto dal sottopasso il al campo? più inguardabile primo tempo Dai, dell'Inter dalla della storia storia. del calcio. Ho detto. Cioè, da quando è nata Hai sentito l'Inter cosa ho non ha mai giocato così così male. male. Neanche il primo derby Avete a Chiasso nel Buscemi, 1908. L'hai vista la partita? L'ho vista, il primo tempo l'ho visto. Sto parlando. Una cosa Io ho detto una cosa diversa. Questa è l'Inter scesa in campo Ho detto che stasera nel contro il primo Catania. quarto d'ora l'Inter ha partito bene, davvero, perché ha tirato 3 o 4 volte in Ma porta. Che partita hai visto? Ma dove ha tirato? Che ha tirato là in fondo? Ma che tre a metà del volte fuori. secondo Forlan tempo ha era tirato 4 volte in fuori. un tiro al piccione. Ma voi non vedete le partite? Ah, Ma sentite quello che immagino, dicono. Io ho detto, è stato un primo tempo scandaloso, ma il primo quarto d'ora il primo lo ha quarto d'ora giocato l'Inter in bellissimo. modo più che discreto. Bellissimo. Forlan in una posizione non sua, peraltro da esterno di centrocampo, ha comunque concluso pericolosamente. Poi l'Inter ha preso questo gol meraviglioso del Catania in contropiede Giancarlo, è e è andato in buca. Questa è la l'unico cronistoria, non inventatevi che ha giocato. Ma quando balle. abbiamo preso il primo gol dal Catania, l'Inter già era inguardabile. Ma io non so se Dipende, parlo ma no, che tu c'hai lingua. una visione del bello che è tutta tua, No, 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 no. Io ho una visione Guarda, estetica io vorrei che perfetta. tutti fossero come te perché mi Quindi, sentirei Giancarlo, alle ho detto il primo quarto d'ora, non so io. Ma in regia, per favore, Allora, torniamo, scrivetelo. però Giancarlo, ti calmo, torniamo su No, no, Ranieri. Ma la partita è solo un quarto d'ora, ma l'Inter deve giocare un quarto d'ora solo bene, ma Allora, con Catania. ho fatto cronaca un quarto d'ora. Ti pongo una domanda così, ti calmo. Ma mi innervosisce. Hai fatto ridere, allora, torniamo sul nervosisce. discorso Claudio Ma Ranieri. come faccio a ridere? Giancarlo, ascolta, torniamo sul discorso Claudio Ranieri. Ti ha convinto questa sera, No. oppure anche questa sera lui, o Ah, forse questa no. sera lui si è giocato definitivamente sul Ma futuro? no, io tanto quello che devo dire, l'ho scritto. C'è un giudizio su Ranieri che lo farà, che ho fatto io la pagella a Ranieri, E tre vedremo, sì. righe, quindi ti risponderà la mia pagella a Ranieri. La mia pagella, tre righe, Risponde anche in un'altra sintesi, ti dà cosa. la fotografia di stasera. Risponde Se poi Buscemi anche. non sarà d'accordo, fa niente. Lui è così, Risponde Giancarlo anche. lancia le grafiche, le pagelle. No, cioè, no, ti Ma i telespettatori lo sanno che tu hai fatto le pagelle dell'Inter, non le hai ancora annunciate. Ma no, ma perché mi devo ripetere? Paolo, perché mi devo ripetere? Io, fra poco. Follia Mesana, grande Inter per 15 minuti. Non ho detto quello, non Guarda. fatemi dire cose che non dico. Oh, finalmente Valtorta si Valtorta non staglia fa. per Perché intelligenza un'altra mi metti in volta. bocca le No, non ti mettiamo Valtorta, niente, stai le cose che non dico, Valtorta. Allora fai il bravo e cerca di Follia Pesaro, mi sembra No, non ho giusto. risposto alla domanda su Ranieri, perché per me risponderà la grafica quando il signor conduttore Secondo me, riterrà di chiamarla. Adesso parlo piano. Allora, No. vado da mister Paolo Monelli che è No. più pacato e risponde alle mie domande Riguarda senza lanciare le Ranieri, grafiche. secondo me. Oh, Questa è la ok. classifica dopo i primi. Allora, Non la voglio vedere. io credo che Ranieri comunque stasera Inter 54. all'inizio sia stato coerente con le sue idee, nel senso No. che sì, è stato coerente. Ha tolto Schneider, che lui E poi l'ha rimesso. ha sempre dichiarato che era un peso che non No. rientrava Era incompatibile con il che era suo modulo. incompatibile, sì, un No. peso perché era incompatibile Con il col suo modulo. No. schema di gioco. Ha E come detto è una no? soluzione, non è un problema, prima di prendere le Sì, stoccate, le legnate sì. che ha preso sulle Allora, corde. lui ha messo il 4-4-2, poi ha visto
che non andava bene, è ritornato sui suoi passi e lì è stato bravo a ritornare sui suoi passi. Però dopo il secondo tempo comunque è stata una partita totalmente diversa e anche perché loro sono crollati fisicamente. La fortuna è quella, bravo. Loro sono crollati, il Catania è crollato perché nel primo tempo faceva... Scusa, ma aspetta, sì, okay, adesso... adesso Mi girano. Allora, ti faccio una domanda. Tu sei un allenatore. Metti la coppia di centrocampisti centrali, Cambiasso e Palombo, che non hanno costruito niente, che non hanno costruito niente, un tubo, neanche un passaggio giusto. Dopodiché li sostituisci, e questo è il simbolo dell'Inter di quest'anno, tutte e due contemporaneamente. Smentendoti in ti rimando la mia grafica clamorosa. Allora, tu allenatore, scusami, non vai davanti alle telecamere e ti dimetti? Perché non ti resta altro da fare se la base della tua squadra è stata smentita da Monti e Smonti. Ho capito, ma tu all'inizio hai le delle idee, che è quello il simbolo dell'Inter di stasera. Un attimo, che pensi che all'inizio di mettere in campo la formazione migliore, secondo te, poi uno durante la partita può anche dire ho sbagliato, cerco di... Paolo. Allora è bravo perché aveva sbagliato, si è corretto secondo te. Ho capito. Secondo me, una alla volta, però. È stata una partita allucinante, nel senso che a un certo punto tatticamente non esisteva più, sia da una parte che dall'altra. Crollati. Non mi venire a dire che lui non sapesse che con quella squadra così, non avendo uno che potesse mettere il pallone davanti alla porta all'attaccante. Notare la consecuzione. Perfetta, bravo. Le lezioni cosa combini? Ma sicuramente ci vuole un maestro. Centrocampisti. L'unico lì chi è? Sono importanti gli esterni. È l'unico che riesce a mettere. Sono importanti gli esterni. Ma Paolo, se giocano Faraoni e Forlan Massimo, esterni, sono vai? Importanti gli esterni. Vai, mi piace una volta, però, non tutti insieme. No. Ha tirato. Mi piace l'idea del furbo Monelli. Monta. Che dice? Che dice? Smonta. Non ha sbagliato, è stato bravo a correggersi. Ma come è stato bravo a correggersi? Versione positiva. Ragazzi, qui, allora, diciamo che se Ranieri facesse il muratore e avesse tirato su la casa, sarebbe caduta. Senza terremoto. Sarebbe caduta da sola. Presta, e Ranieri sarebbe andato a casa. E invece no, è bravo perché si è corretto. E poi alla fine vince pure. Devo vedere Montella, sicuramente chiederà un portiere per la prossima stagione, perché a Torino con Koceski ha subito un gol su punizione clamoroso, più l'uscita. Il gol di Forlan è un gol regalato. Regali un portiere anormale o no? Come? Mi regalate un portiere normale o no? Abbiamo preso tutti noi fenomeni. Abbiamo preso Benassi con Lecce, e della Roma quell'altro. Ma questo è stato fenomeno Andano, contrario. Ragazzi, va anche detto che molto probabilmente Ranieri, che è un uomo che ha fatto, secondo me, con la squadra di Bolliti che ha un campionato anche al di sopra delle aspettative, ma va detto anche che Ranieri, a mio avviso, ormai capisce di non aver più la squadra che lo segue, la quale squadra è stata ormai ringalluzzita dal presidente stesso, che invece di parlare con l'allenatore parla con Zanetti per far capire chi è che comanda. Un giorno si parla di Villas-Boas e l'altro di Castellana, ma siamo allo spaccio. Stasera sarebbe finita 2-3-0 per il Catania. Ma c'è il pubblico, ci sono i tifosi che siamo stati. A un certo punto, allora, parlavamo di presidenza anche prima. Paolo, parlavamo anche di presidenza, come ha accennato Francesco Facchini, e ci sono voci di corridoio, caro Giancarlo Besana, che vorrebbero Lelio Reali tornare in nero-azzurro con la nomina di presidente addirittura. Come faceva Facchetti. Come faceva Giacinto Facchetti. Massimo Moratti, patron della società, e Lelio Reali come figura di presidente. Antonio Vitello, da avversario, ma comunque sulla sponda opposta del naviglio milanese. Come la vedi questa mossa? Forse c'è proprio una... Moratti si è reso conto di aver sbagliato in pieno anche le scelte societarie. Io penso che a fine anno potrebbero esserci delle rivoluzioni
in toto in casa Inter, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista dirigenziale. Anche a Milan, anche a Milan, perché a maggio ritorna il presidente Berlusconi. Sì, facciamolo parlare sull'Inter, poi parleremo anche di Milan. Ad aprile, no, a maggio. Parla pure di Inter, che ne hai facoltà. Oriali è stato una figura fondamentale per l'Inter, l'Inter delle vittorie, quindi potrebbe tornare utile a questa società, che però secondo me l'unica cosa che dovrebbe cambiare sono i giocatori in campo, perché ha voglia di cambiare allenatore o comunque dirigenti, ma sono i giocatori in campo che ormai sono bolliti. In pratica abbiamo visto una squadra arrancare, mi è sembrato il Titanic stasera. Sì, a un certo punto il Catania aveva in mano il panino del gioco, sì, totalmente, sì, no, ma l'Inter alla deriva a San Siro. Adesso scusami. È un'offesa anche per l'Inter. Il Titanic è perfetto. È una squadra... Però non è che abbiamo incontrato Caracibetta, abbiamo incontrato là il Catania. Adesso pure Catania. Adesso aspetta, il Catania è il Real Madrid. Il Catania che quest'anno ha fatto soffrire tante squadre, e se gli togliamo 4-0 a Milano, e se gli togliamo qualche cosa che gli hanno dato contro, tipo Torino, sì, probabilmente non è una squadra. Non puoi far passare il pareggio col Catania con l'impresa. No, l'impresa è perdere 2-0 e riprendere la partita. Non vedo l'impresa in questo. Guardiamo il timer. Continueremo a parlare di Inter, anche perché la nostra Jessica è stata bravissima a trovare su Twitter, sul profilo di Wesley Snyder, delle parole che definirei anche criptiche. Non anticipiamo niente, Jessica. Do appuntamento ai nostri spettatori dopo la pubblicità. C'è da divertirsi. Vediamo dopo.